Questo è un viaggio, come avete visto, in treno, in ascolto, in dialogo, al lavoro per cercare di far vedere una politica anche diversa, non che chiacchiera e basta, e sappiamo quanto le chiacchiere della politica romana comunque arrivino anche sul treno, ma per imparare, per prendere appunti. Il Freccia Bianca destinazione Italia è arrivato puntuale alle 8.36, prima fermata del tour abruzzese del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, Scerne di Pineto, dove è stato ospite della casa famiglia Madre Ester. Nessun accenno alle polemiche e alle spaccature interne al PD sul caso Banca Italia, né alle candidature abruzzesi per le prossime elezioni politiche di primavera con il governatore che si è sfilato. Attenzione rivolta all'ascolto delle persone e delle problematiche del territorio, questo sembra essere il mantra della lunga campagna elettorale che solo ha le battute iniziali. La visita ai ragazzi della casa famiglia di Pineto mi ha emozionato, ha detto Renzi all'uscita della struttura religiosa. E ascoltare non significa soltanto ascoltare le realtà che funzionano, quelle belle, le realtà d'eccellenza che pure incontreremo anche in Abruzzo che ci sono, ma ascoltare anche il grido di dolore dei bambini, dei ragazzi. La casa Madre Ester è un punto di riferimento per noi importante, abbiamo imparato tante cose straordinarie. Abbiamo discusso anche delle riforme della legge sul dopo di noi che Don Silvio, il fondatore, aveva in qualche modo anticipato, ma abbiamo soprattutto ascoltato le parole dei bambini e dei ragazzi che vivono situazioni di difficoltà in famiglia. Ecco, io penso che la politica sia una cosa seria quando si occupa anche di questi temi qui, vorrei dire soprattutto di questi temi qui. Oltre al disagio sociale, altro tema caldo che il segretario PD ha potuto toccare con mano scendendo sul suolo regionale è quello del lavoro. Lavoro che non c'è e che sta andando via, come nel caso della Honeywell e dell'Atria, due vertenze, la prima nel Chietino, la seconda nel Teramano, che rischiano di lasciare a casa complessivamente oltre 500 famiglie. Ai lavoratori dell'Atria di Teramo stanno per essere recapitate le lettere di licenziamento, ma le maestranze non vogliono demordere nella difesa del loro posto di lavoro. E probabilmente avremo un incontro il 25 al Ministero e abbiamo chiesto, diciamo, un occhio di riguardo per la situazione dell'Atria, tutto qui. Anche se sappiamo che oggi partiranno le lettere di licenziamento per 55 lavoratori, ed è anche un punto di non ritorno per questi ragazzi che usciranno. Il tempo di qualche selfie con i simpatizzanti PD presenti a Scerne e poi il viaggio è proseguito alla volta di Ortucchio in provincia dell'Aquila per una visita alla sede di Telespazio. Poi Renzi è tornato a Pescara per parlare di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'Istituto Alberghiero De Cecco, un tema caldo al centro delle proteste degli studenti. Siamo venuti qui oggi a Pescara in una scuola che ha narrato le proprie eccellenze, sto parlando dell'Ipsar De Cecco, che ha narrato anche le proprie criticità. Presidente Renzi sicuramente è stato attento su questo, rivendicando anche l'impegno del suo governo con 4 miliardi di euro messi sul fronte scuole. Quando ci sono queste visite ci sono sempre delle polemiche. E proprio pochi minuti fa è arrivato un comunicato stampa del centrodestra che domani presenterà un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale per la pulizia delle strade e delle zone attraversate dal segretario del PD. Lei, sindaco di Pescara, cosa risponde? Io penso che è veramente così squalificante questo atteggiamento volto sempre e comunque a fare polemiche. Matteo Renzi è una personalità politica di primo piano, i suoi passaggi sono monitorati dalle locali questure e prefetture perché ci sono evidenti ragioni di sicurezza che sovraintendono la vista di un ex primo ministro. Questo vale per Renzi e vale per chiunque altro abbia avuto l'onore e l'onere di essere appunto il capo del governo del nostro paese. La ricerca delle polemiche a tutti i costi davvero mi così la guardo con desolato stupore. Ultima delle quattro tappe abruzzesi, quella di San Salvo, ospite della Pilkington. L'arrivo di Renzi nel sud dell'Abruzzo, dove ha incontrato anche i lavoratori della Honeywell, non gli ha risparmiato delle critiche, soprattutto riferite alle misure per il mercato del lavoro varate sotto il suo governo.